Ciao a tutti, con questo video voglio cercare di affrontare il tema del legittimo esercizio del diritto di critica e di opinione e del reato di diffamazione, con riferimento all'utilizzo dei social network. Con i social network sappiamo che tutti si sentono liberi di dire un po' qualsiasi cosa, anche in maniera incauta, tuttavia bisogna fare attenzione perché, come sapete, il nostro codice penale all'articolo 598 prevede che è punito chiunque comunicando con più persone offenda l'altro reputazione. Ora, perché si abbia reato di diffamazione servono i seguenti elementi. In primo luogo, una comunicazione con più persone, e questo è garantito dall'utilizzo dello strumento del web. In secondo luogo, l'offesa all'altrui reputazione. Per reputazione intendiamo la proiezione dell'immagine di un soggetto all'esterno, quindi come l'immagine di quel soggetto è percepita da una collettività in un certo momento storico. Il terzo elemento è che il soggetto offeso non sia presente alla comunicazione, anche questo è garantito dallo strumento utilizzato e quindi dal fatto che stiamo usando social e web. Diversamente, se il soggetto fosse presente avremmo il reato di ingiuria. E infine, il soggetto la cui reputazione viene offesa deve poter essere individuato anche per esclusione. Se questi sono i punti cardine perché si abbia reato di diffamazione, dovete anche sapere che questo reato non è punibile qualora sostanzialmente un soggetto abbia diffamato qualcuno nell'esercizio di un proprio legittimo diritto. Il diritto in questione può essere il diritto di cronaca, ma quello che interessa a noi è soprattutto il diritto di critica, il diritto di esprimere la propria opinione. Ma fino a che punto io posso disapprovare, contestare qualcuno esprimendo la mia opinione anche a rischio di offenderne la reputazione? La risposta la dà la giurisprudenza, che ha individuato tre elementi per andare a limitare la possibilità di criticare in maniera libera e generalizzata qualcuno. Quindi questi tre elementi andiamo subito a vederli. Il primo elemento è la verità. Ovviamente non intendiamo la verità dell'opinione, ma la verità del fatto criticato. È chiaro che sarà sicuramente diffamazione qualora io mi metto a criticare gratuitamente un fatto che non è veritiero, ok? Quindi difficilmente opererà in questo caso la scriminante dell'esercizio legittimo di un diritto. In secondo luogo, deve essere fatta una critica pertinente, cioè deve esserci una qualche forma di interesse sociale alla conoscenza di quel tipo di informazione, della mia opinione, cioè il pubblico deve trarre una qualche forma di utilità nel generarsi un'opinione su quel tipo di argomento, quindi un'opinione pubblica, un'opinione economica, un'opinione di carattere scientifico e via dicendo. Infine deve esserci continenza. La continenza è un po' una caratteristica che va valutata caso per caso, nel senso che nel caso di espressione di diritto di critica significa sostanzialmente non calcare troppo la mano. Però se pensiamo che nel diritto di critica è compresa anche la facoltà di fare satira, in verità anche quando esprimiamo la nostra opinione c'è margine per una critica piuttosto aspra. Resta comunque il fatto che più la propria opinione viene espressa con modalità, diciamo, corrette e leali, più facile sarà evitare di sconfinare da quello che è lecito verso ciò che lecito non è, ok? A questo proposito vorrei farvi un esempio che mi sembra interessante. Immaginate che vi sia un vostro cliente che non vi paga. Ora, è possibile che voi dichiarate nei vostri social, nei vostri canali, nel vostro network: signori, sappiate che Tizio è un cattivo pagatore, mi deve ancora 20.000 euro. Lo potete fare o questo è diffamazione perché viene offesa la reputazione del debitore? Ora, sul punto non è che ci sia tantissima giurisprudenza, quindi proviamo un attimo a ragionare alla luce dei canoni che abbiamo appena visto. Prima cosa, il fatto oggetto di critica. È vero, cioè se io dico Tizio è un cattivo pagatore e mi deve ancora 20.000 euro, sto esprimendo un'opinione, è un cattivo pagatore, sulla base di un fatto che deve essere oggettivamente vero. Quindi la prima cosa che dovrò verificare è se quei soldi mi sono effettivamente dovuti. O magari siamo sicuri che lui non mi paga perché gli ho dato della merce viziata, perché avevo io un debito nei suoi confronti. Ecco, quindi primo elemento da verificare se il fatto criticato è vero. Secondo elemento, c'è pertinenza. Ora, in questo caso io farei una differenziazione. Se noi comunichiamo questa informazione all'universo mondo tramite l'utilizzo dei social, per carità, potrebbe essere che l'informazione viene recepita
da altri suoi fornitori, ma potrebbe anche essere che quell'informazione viene recepita dalla fidanzata del vostro cliente, come dai suoi amici che con lui vanno a giocare a calcetto, che tutto sommato non gli interessa più di tanto sapere che sia un cattivo pagatore, tanto loro ci vanno a fare festa, non si vede dove sia il problema. Quindi in questo caso attenzione al pubblico a cui comunichiamo. Diverso sarebbe se invece io, trovandomi con altri due o tre fornitori del medesimo cliente, dicessi a questi: signori, fate attenzione, Tizio non è un buon pagatore, mi deve ancora 20.000 euro. Ok, qui mi sembra che la pertinenza ci sia. Quanto alla continenza, se io mi limito a dire Tizio è un cattivo pagatore, mi deve ancora 20.000 euro, mi sembra che l'elemento della continenza ci sia. Se poi io invece inizio ad aggiungere delle offese piuttosto pesanti, ecco, qui ci sarebbe da discutere se io ho esercitato il mio diritto di critica in modo continente, ecco. Bene, io spero di essere stata chiara con questo video. Fatemi sapere qual è la vostra esperienza, cosa dicono di voi gli hater, e fatemi sapere insomma che cosa dite voi e che secondo voi è pienamente legittimo. E grazie a tutti per avermi seguito, e se vi è piaciuto questo video mettete un like, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!